Se li immagino, li creo. Se li creo, esistono. A Madrid, a Berlino, in Persia, in Cina, al Polo, a Tunisi, a Lisbona, a Istanbul, a Napoli, ad Arezzo. Dove altro sarei se non dentro me stessa? Una notte magica all'anfiteatro romano di Arezzo, 300 i cuori che hanno battuto assieme per l'autismo. Tosca infatti è arrivata in città con il suo nuovo tour direzione Mora Beza, protagonista del quinto concerto finalizzato alla raccolta fondi per l'associazione Arezzo Autismo. Avevamo programmato il concerto di Tosca a maggio, a aprile-maggio, naturalmente tutto è stato interrotto. Questa, con grande forza, con questa grande artista, siamo riusciti a replicarlo qui all'anfiteatro. Per noi è un momento di... per far risentire la nostra voce, che in questi mesi è stata un po' sovrastata giustamente da dei fatti quasi di cronaca sanitaria. Invece purtroppo l'autismo va avanti, i problemi esistono, ne avremo dimostrazione purtroppo anche nell'autunno. Ecco, questo è un momento per richiamare la cittadinanza ai temi dei più fragili. I nostri figli sono tra i più fragili della società, quindi per noi è importantissimo che artisti come Tosca ci mettano la faccia e ci aiutano a raggiungere più persone possibili. Con direzione Mora Beza, una vera e propria anticipazione del nuovo spettacolo di Tosca, all'anfiteatro si è potuto percorrere un viaggio musicale attorno alla terra. Entre as folhas.